Allora, eccomi qua. Per chi non mi conosce, Maurizio Spina. Ciao miei cari, soprattutto un grande saluto alla mia Montesagro e a tutti voi che mi conoscete. Ho deciso, ho risolto di espormi e di esporre le mie sensazioni, le mie emozioni di un romanista e del romanismo lontano da casa, tanto che il canale si chiama Un Romanista a Rio de Janeiro. E mi sento così più attaccato, più vicino a voi e alla mia città e alla mia squadra del cuore, come potete vedere alle mie spalle e della maglia che uso. Dunque, in questo canale si parlerà prettamente di Roma, volendo anche di Roma calcio principalmente e volendo anche di Roma città, ma io, stando a 10.000 km di distanza da 19 anni, diciamo che per certi versi sono un po' fuori gioco, ma il fuoco naturale è l'associazione sportiva Roma e non l'azienda Roma come quel puzzone che da 10 anni mi fa soffrire. Dunque, io, giustamente questo primo video di presentazione il mio esordio è su un argomento uscito giustamente 3 giorni fa, il 22 di luglio. Sappiamo tutti che è il nostro anniversario della nostra squadra, che per qualcuno non lo è più. Io, leggendo il Messaggero Online, mi sono trovato a sbattere di fronte a un articolo del signor De Cicco, Di Cicco, un nome così, un giornalista del Messaggero, che si permette di scrivere sui tifosi della Roma, sulla curva e sugli ultra, come volgarmente, dispregiativamente lui ci ha chiamato. E qui vedete l'articolo di questo scempio che avrebbero fatto i tifosi la sera del 22 di luglio scorso. Io, leggendo l'articolo, ho anche risposto, ho scritto al Messaggero la mia rimostranza e il mio cercare di capire perché scrive tanto. Alcuni amici mi hanno detto: ma sono tutti dalla Lazio. Ma questo non c'entra, non può entrarci, perché in quella sera, che tutti sanno, malgrado, ripeto, ci sono delle persone nella dirigenza che continuano a obiettare e hanno creato questa nuova data, il 7 di giugno, io mi sono trovato in dovere di scrivere al Messaggero nella persona del direttore, spiegando i motivi per cui ciò che questo Di Cicco ha scritto non sono campati in aria, non è assolutamente vero tutto ciò che è successo e per un giornalista non si documentare in loco di ciò che stava avvenendo è un gravissimo problema di mancanza di professionalità. Perciò la curva sud, a cui io ho appartenuto come, diciamo, noi come cane sciolto, ero del comando ultra, ma stiamo parlando di 40 anni fa, e noi abbiamo sempre messo davanti a tutto la maglia, la nostra squadra, la nostra amata squadra, e gli anni d'oro non c'erano nessuna divisione, si entrava, c'era il ricco, il povero, c'era quello di destra, quello di sinistra. Sotto questa bandiera eravamo tutti uniti, non c'erano queste beghe della società dell'epoca. Perciò ribadisco, ripeto ancora una volta il nome di questo signore, il signor Di Cicco, che si andasse a fare un esame di coscienza, se ha la coscienza, che ha scritto una serie di menzogne elevatissime. Io adesso tolgo il disturbo per non rompervi troppo, non essere pesanti. Chiedo scusa, peço disculpa a los meus amigos brasileiros, torcedores da Roma, per non falare portoghese, perché questo è finto
figaria mai scomplicato per me. Giustamente ho chiesto scusa ai tifosi della Roma, amici che conosco qui, che ce ne sono diversi, e che non sarà prettamente in portoghese le spiegazioni dei miei video. Io vi ringrazio, vi ricordo gentilmente, anche se non vi so piaciuto, di mettere il like e di iscrivervi al canale Un Romanista a Rio de Janeiro. La foto del canale è quella del simpaticone Vattene Pallotta, o come diciamo qui a Rio, Fora Pallotta. Ciao, vi ringrazio, mi mancate, vi voglio bene. Roma sempre nel cuore. A presto.